Per il WWF proteggere la natura è conservare tutte le meravigliose specie animali, vegetali e il loro ambiente che hanno accompagnato la vita del pianeta negli ultimi milioni di anni. Io credo che questa sia una grande sfida per tutti noi, conservare quanto è possibile di questo meraviglioso contorno di piante ed animali che hanno reso possibile la vita sul pianeta. Purtroppo di queste meravigliose specie animali che ci accompagnano, come dicevo, da milioni di anni sul pianeta, molte se ne sono già estinte. Estinte, per esempio, tra le altre, la tigre di Giava, meraviglioso animale, l'uro, oppure il dodo. Il dodo era un grande uccello, parente dei piccioni, che viveva nell'isola Mauritius. Tutti i naviganti che passavano nel 7-800 da quelle parti li prendevano perché erano buoni, gentili, e pacifici, venivano ammazzati e mangiati, sono scomparsi. E tanto per dire come è facile distruggere una specie e come è difficile cercare di salvarla, cosa che il WWF fa oramai da 50 anni. Purtroppo ancora oggi, nonostante tutto, nonostante il nostro progresso, sviluppo, come lo vogliamo chiamare, le specie in estinzione sono diverse. La tigre, ricordiamoci che della tigre non restano che 3.200 esemplari in tutto il mondo. Oppure il panda. Il panda è un meraviglioso orso che vive in Cina e di cui restano solamente 1.700 esemplari. Pensate, ho detto la platea di un cinema. Oppure l'orango, anch'esso molto in difficoltà. Oppure l'orso marsicano, 60 esemplari. Oppure il pinguino, l'elefante, tutti animali che oggi sono fortemente minacciati di scomparire entro il prossimo decennio. Sì, il Paradiso Potenza è un progetto che ci consentirà, raccogliendo fondi, di salvare non solamente le specie animali di cui vi ho parlato, ma anche gli ambienti in cui essi vivono e anche, tornando a livello italiano, i due boschi che abbiamo già acquisito, che sono il bosco della Foce dell'Arrone vicino Roma sul litorale e il bosco della Valpredina sulle Alpi del Bergamasco. Per cui sono due aree che abbiamo acquisito, dobbiamo mettere in funzione sempre in favore delle specie che in esse vivono. I ragazzi, per aiutare completamente la natura, devono comportarsi verso la natura, verso l'ambiente, verso l'ecologia in maniera più sensibile, cioè evitando acquisti inutili, evitando di sporcare con i rifiuti, evitando di danneggiare piante ed animali, ma soprattutto aiutando le associazioni come il WWF che si battono da sempre, ormai da 50 anni, per salvare la natura, gli ambienti naturali e anche gli animali in via di estinzione. Allora, se poi i giovani soci, i giovani lettori, i giovani ragazzi del nostro paese vogliono fare qualcosa di più per salvare questi meravigliosi animali, possono contribuire acquistando, per esempio, i peluche. I peluche che rappresentano in maniera molto simpatica gli animali per i quali stiamo combattendo. Il panda, stupendo con l'aria triste, l'elefante, il pinguino, la tigre, l'orso polare, l'orso marsicano e l'orango, tutti animali oggi in grosso pericolo che potrebbero non arrivare alla fine di questo secolo. Per cui i ragazzi che vogliono aiutare dovranno anche impegnarsi nell'acquistare questi bellissimi pupazzi che possono poi stare con loro anche per molti anni.